Cioè, pensate che l'umanità per decine di migliaia di anni, ma intanto è sopravvissuta, che è già incredibile di per sé, magari stando nelle grotte, combattendo gli animali, eccetera, eccetera, eccetera. E poi si spostava il nomadismo. Certo, loro lo facevano per il cibo, ma non è che anche noi abbiamo un cibo da andare a cercare muovendoci. Affrontiamo i nostri problemi o cercando di farceli passare, o ignorandoli, o consumando, o ricercando piaceri e emozioni forti, oppure se siamo andando prima dal medico che ci dice no, non è niente, prende questo, prende delle pillole, oppure se siamo un po' più attenti andiamo dallo psicologo, dallo psicoterapeuta, che ci dentro in uno studio a parlare dei nostri problemi. Se lo vedete un po' dal di fuori non mi sembra folle tutto ciò. Questa normalità è così malata, è così folle. Siamo dentro in questo sogno e crediamo che sia quello che c'è da fare. E se ci spostassimo, se ci muovessimo, guarda qua. Non male, no? Beh, questo è 20 minuti da casa mia, volendo si viene anche a piedi in un'oretta. Ascolto. Basta questo sole, questa neve, questo venticello, i boschi, la vista. Ti cambia il mood, no? Ti cambia, come dico io, ti cambia trance. Ma cos'è che succede davvero? Ti sei spostato, ti sei mosso, hai fatto un atto di volontà e con l'atto di volontà sei andato in un altro posto. Dal posto magari della vita dove ci sono i tuoi problemi, le bollette da pagare, al posto dove c'è la vita, la fluidità, la creatività, il contatto con la natura, le sue forze che ti muovono e l'energia sale. Non voglio fare troppo New Age, ma l'energia sale, è una verità, la tua vibrazione sale e allora il tuo stato di coscienza cambia, il tuo stato di coscienza è più espanso. Cosa vuol dire stato di coscienza più espanso? Che vedi le cose con maggiore apertura, creatività, intuizione, saggezza. Per cui anche le famose bollette vedi più facilmente il modo di pagare i famosi problemi, vedi più facilmente il modo di risolvere, anche perché ti accorgi sono già risolti. Quindi lo chiamerei nomadismo estatico. Muoviamoci. Senza contare che muovendosi ci interconnettiamo, conosciamo luoghi, posti, persone, culture, ci accorgiamo che il nostro piccolo sogno è uno tra i mille, milioni, miliardi e tutto diventa più relativo. Insomma, entriamo nel processo della vita e ci trasformiamo. Nomadismo estatico, che ne dite?